Si è svolto a Roma, presso la Sala Michelli del Consiglio regionale del Lazio, l'incontro organizzato da Coldiretti Lazio per sollecitare l'Assemblea legislativa regionale ad approvare entro la fine dell'anno la proposta di legge presentata circa 6 mesi fa, come ha dichiarato il direttore Coldiretti Lazio, Aldo Mattia. La positività è la notizia che la Commissione Agricoltura ha esitato positivamente, con parere positivo appunto, questo disegno di legge e adesso deve essere visionato in aula. Pertanto la nostra richiesta è quella di portare il disegno di legge in aula per approvarlo come legge definitivamente. Un disegno di legge che garantisce nuove possibilità. C'è comunque il regolamento e la regolazione della gestione della fauna selvatica, della riduzione della stessa, gli aspetti assicurativi, pertanto un provvedimento legislativo articolato che a nostro giudizio dovrebbe comunque migliorare la situazione. Una situazione che deve essere necessariamente migliorata perché si è arrivati ad un punto di massima criticità, in particolare nel territorio reatino, nelle zone di montagna, come ha spiegato il direttore Coldiretti Rieti Roma, Gabriel Battistelli. La situazione non è solo critica, è quasi drammatica ormai sulla nostra provincia. Il problema della fauna selvatica è un problema che ormai da anni sta imperversando e sta distruggendo veramente alcune aziende agricole, soprattutto quelle nelle aree più marginali, quelle nelle aree montane o quelle in prossimità di parchi o di zone di riserva. Lì abbiamo veramente l'impossibilità ormai per le imprese di proseguire la propria attività e quindi veramente bisogna trovare lo strumento più idoneo. Un incontro indubbiamente sentito e ampia è stata la partecipazione dei territori, ben oltre 100 i sindaci presenti in aula, fatto che ha portato parte della giunta regionale ad essere presente e soprattutto ad ascoltare le voci dei sindaci. Tra questi il sindaco di Amatrice Pirozzi, che ha ribadito la necessità dell'approvazione della legge affinché gli agricoltori possano continuare a fare il proprio lavoro. Io penso che sia il caso che la Regione lo sta facendo, legiferi al più presto, creando i presupposti e le condizioni affinché siano tutelate quelle persone che ancora vivono nei territori marginali, che credono nelle produzioni di nicchia. C'è un'inversione di tendenza, oggi gran parte del mercato è sulle grandi distribuzioni, ma c'è una notevole crescita di quelle che sono le coltivazioni di nicchia, che particolari che ancora si possono effettuare nei nostri territori, a patto che ci sia una limitazione sostanziale della presenza di questi animali che creano problemi alle nostre imprese, che non danno l'opportunità ancora di crescere a tanti agricoltori della mia zona, ma come di tutto quanto il Lazio.